cosa dire, siamo veramente in tanti, siamo bravi e siamo grandi. I giornalisti oggi mi chiedevano se c'era qualche cosa di diverso oggi con questa manifestazione. Io ho risposto sì, c'è la pioggia, noi normalmente riusciamo a fare delle manifestazioni al sole e c'è tanta gente in più del solito, tanta gente che io non avevo magari mai visto. Poi ho detto che certo, abbiamo il vantaggio di avere dei notar che sono andati a sedersi in Parlamento. Ma questo sono soltanto una nuova arma in più che abbiamo per poterci opporre a quest'opera, perché quest'opera potrà essere bloccata. Noi potremo vincere soltanto se ci sarà la gente dietro di noi, se ci sarete voi, se saremo veramente in tanti come oggi, perché se no non ci sarà nessun Parlamento che potrà toglierci i problemi. Soltanto noi, soltanto voi, soltanto la gente riesce a vincere e noi siamo una speranza per l'Italia. Io voglio leggervi quel bellissimo striscione che c'è lassù. Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra e non si sbusa, perché adesso vogliono bucare anche il Monte Grappa, perché così si fanno dei soldi anche loro. Bene, noi non lo accettiamo. Siamo qui oggi, saremo in tanti alle manifestazioni che verranno, saremo in tanti in Clarea, saremo in tanti per dirgli che queste opere non si fanno, non si devono fare, perché le tasse sono nostre, perché i soldi che ci prendono con le tasse sono soldi nostri e noi abbiamo il diritto di dire dove devono essere spesi e questi soldi non possono essere mangiati dai soliti noti, ma devono essere spesi, come diceva prima Santo Paolo, a nome dei sindaci, per delle opere utili, delle piccole opere utili, per poter mettere a posto le scuole. Noi abbiamo le scuole che hanno i plafond che gli cadono in testa agli studenti, a Susa ci sono le finestre che si staccano e vengono addosso alla gente e loro le transegnano invece di aggiustarle. Allora queste sono cose inaccettabili, sono cose che non possiamo permettere. Ci stanno chiudendo gli ospedali, ci stanno chiudendo le fabbriche, ci stanno chiudendo tutto. Noi vogliamo le piccole opere pubbliche, vogliamo il lavoro e vogliamo lo stipendio e vogliamo che la gente sia pagata, non che lo Stato è debitore delle aziende per delle centinaia di miliardi di euro. Questa è una cosa da dire e noi oggi siamo qui anche per questo. Siamo qui perché in Clarea le ditte vengono pagate a 12, 30, 45 giorni e fuori devono morire per incassare i crediti e questa è una cosa inaccettabile. In Clarea sono riusciti a spendere 147 mila euro di acqua da tirare nei cessi, ho avuto il coraggio di scrivere questo. È vero che ci sono tante facce di cacca là dentro, ma non è possibile spendere cifre del genere! Hanno speso delle cifre folli per la pulizia delle baracche, pagando gli operai 30 euro all'ora per pulire le baracche! Questa è una cosa assurda! Hanno speso 160 mila euro per pulire le baracche. 11 mesi, 8 ore al giorno, 2 operai, per 30 giorni al mese, per pulire 18 baracche! È una cosa allucinante, per pulire una scuola dovrebbero spendere il capitale. Questa è una cosa fuori del mondo, allora non è accettabile e queste cifre ce le hanno fornite per giustificare il fatto che abbiamo detto forse avete speso un po' troppo. E loro hanno detto no, no, guardate che abbiamo speso giusto. E queste sono cose mica accettabili, non sono accettabili, perché sono soldi nostri, sono soldi che abbiamo pagato noi con le nostre tasse e vogliamo che siano spese per noi, non per i signori che lavorano là dentro. E allora, grazie al fatto che abbiamo delle nuove armi,
Adesso andremo a fondo di queste cose qui e probabilmente con una commissione d'inchiesta su quello che hanno fatto qualcuno dovrà tirare fuori tutti i documenti. Io credo che però, lo ripeto ancora una volta, queste battaglie si vincono alle reti del Clarea, si vincono in Clarea, si vincono nelle manifestazioni, si vincono con la gente. E queste cose le dobbiamo fare ognuno di noi per quello che può e per quello che sa. Grazie a tutti e buona giornata. Bravo. Cose semplicissime, nel senso che oggi qualcosa è veramente cambiato in qualche modo. Per noi poco, devo dire la verità, perché quello che abbiamo visto stamattina all'interno di quel cantiere è qualcosa di aberrante. Noi siamo riusciti a entrare con un escamotage all'interno di quella che non è casa di LTF, non è casa di Virano, ma è un pezzo della nostra terra, benché sia recintata e difesa da tutti i militari. Abbiamo visto una cosa impressionante, io giuro, mi sono impressionato nel non riconoscere la differenza tra chi è lì dentro, tra chi è un militare, tra chi è un poliziotto, tra chi è un operaio. È una cosa brutta, è una caserma a cielo aperto con un buco che sembra di più un set cinematografico, ma quel buco sappiamo quello che vuol dire. Siamo riusciti a entrare, io lo dico in maniera chiara, siamo riusciti a entrare oggi con questa possibilità che ci è stata data, con l'intervento non solamente di verificare come i tecnici hanno fatto, e credo che ci sarà molto lavoro, ma per quelli come me entrare oggi era importante perché ci mancavano delle misure, le misure che non siamo riusciti a prendere dal di là delle reti, oggi siamo riusciti a prenderle da dentro, perché qui ci servono le misure precise per smontarglielo quel cantiere, questo noi siamo andati a fare lì dentro. Dobbiamo pensare, io questa cosa la voglio dire proprio oggi, che c'era uno striscione all'interno del corteo degli imputati Notav e degli arrestati Notav, ai quali oggi dopo un anno sono state tolte le restrizioni, hanno potuto partecipare a questa manifestazione. Contro di noi si è aperto un maxi processo, ci stanno facendo di tutto, il nostro processo si tiene in un'aula bunker, quella delle Vallette, che veniva usata per i processi di mafia, e trattano i Notav allo stesso modo. Allora oggi, proprio per tutti quelli che sono stati rinchiusi in una prigione, per chi si è preso i lacrimogeni, per quanta sofferenza ci abbiamo messo tutti, ma anche quanto impegno era importante oggi prendere le misure che ci mancavano, questo lo devono capire. Io dicevo che la situazione è cambiata, il vento è cambiato, perché c'è qualcosa di diverso, lo sappiamo tutti, un terzo del Parlamento è notato, ma sta solo a noi riuscire a dargli la spallata, sarà quella finale o meno non lo so, ma è compito nostro dargliela questa spallata, essere attenti, continuare a fare tutte le cose che abbiamo fatto, sapendo che oggi la cosa che è chiara anche dopo queste elezioni, nei discorsi che si sentono, le nostre ragioni sono una cosa che ormai è particolarmente condivisa, tutti sanno che quel cantiere è solamente uno spreco di soldi e del bancomat della politica, lo sanno tutti e sanno quello che facciamo, sta a noi impegnarci ancora un po' per tutto il tempo che sarà necessario per portare a termine il nostro progetto, che è quello di liberare questa valle, liberarla da questi progetti, liberarla da quell'immondizia che è quel cantiere, con tutti quei personaggi che ci gravitano all'interno e che ci fanno campagna elettorale su un'opera che non ha assolutamente senso. Io vorrei ringraziare tutti, perché la dimostrazione di oggi secondo me è una dimostrazione incredibile, con la pioggia che è sempre un impedimento alle manifestazioni abbiamo portato di nuovo dei numeri incredibili, bisogna sempre ricordarlo a tutti che non sono scontate delle manifestazioni così, questa è la Valle di Susa, è una Valle di Susa che resiste e soprattutto ha l'orgoglio di resistere, l'appuntamento però deve essere chiaro per tutti, per chi può, per chi riesce, perché alcuni anche non ci riescono, ed è giusto che facciano le manifestazioni, che mettano una bandiera, che facciano qualsiasi cosa serva per tutti noi e per il Movimento Notav. L'appuntamento prossimo per tutti è in Clarea, perché io ci tengo a dirlo ancora una volta, e non sono uno che esagera, quel cantiere può essere solamente smontato e tocca sicuramente a noi farlo. Grazie a tutti. Oggi gli studenti in questo corteo erano tanti.
tantissimi, eravamo tanti perché oltre a essere indignati ci sentiamo anche presi in giro, ci sentiamo presi in giro da questi cialtroni che si fanno chiamare onorevoli, questa gente che da anni fa soltanto gli interessi delle lobby, del cemento e dei mafiosi. Vogliono fare il TAV e intanto le scuole cadono sulla testa degli studenti, vogliono fare il TAV e intanto vogliono chiudere l'ospedale di Susa, vogliono fare il TAV e intanto, come hanno detto gli amministratori, i comuni sono in piena difficoltà economica. Noi non vogliamo questa grande opera perché sappiamo che questa grande opera di fatto va a minare il nostro futuro. Loro parlano di un futuro migliore grazie a questa grande opera, ma di quale futuro ci parlano? Un futuro che loro hanno collaborato per 20 anni a distruggerci. Allora noi non vogliamo più delegare il nostro futuro nelle mani di questa gentaglia, vogliamo essere noi gli architetti del nostro futuro, ma soprattutto oggi abbiamo preso parte a questo corteo perché come giovani, come nuova generazione, così come hanno fatto le vecchie generazioni di questa valle, siamo pronti a lottare e resistere contro questa grande opera fino a quando non riusciremo a fermarla, fino a quando non riusciremo a vincere. Grazie a tutti e continuiamo a resistere. Un saluto dal sindaco di Bussoveno che ha ospitato la manifestazione insieme al sindaco di Susa. Buon pomeriggio si fa per dire, ma un bel pomeriggio comunque, siamo tanti, siamo sempre di più. Coraggio che questa sicuramente è l'ultima marcia che faremo. La prossima sarà per festeggiare la non costruzione di nulla in questa valle, se non posti di lavoro sicuri e per tutti. Grazie a tutti, grazie a Napoli, grazie ai sindaci francesi e a un sindaco che non mi ricordo più di dov'è, ma comunque è qua vicino. Per il modenese ho visto qualcuno di Ravenna, Corciano, di Viterbo, eccetera, eccetera. Grazie a tutti e buon proseguimento di pomeriggio. Allora, io sono Stefano, sono il papà di Nicolas, uno dei ragazzi che... Bravo! Che è stato appunto coinvolto in questo brutto incidente con Lorenzo e con Stefano esattamente tre settimane fa. Io appunto ho chiesto di poter parlare perché vi devo ringraziare tutta la solidarietà che ci avete dato e che sta dando forza appunto ai nostri ragazzi. Due cosette. Uno è diciamo l'amarezza. Sembra che i nostri figli siano stati feriti da appunto questo regno militare, ma siano stati trattati un po', diciamo un po', in modo così superficiale dallo Stato. Cioè, probabilmente non sono, non essendo dei killer pagati dallo Stato, non sparando ai pescatori, nessuno gli ha degnato neanche di un bigliettino dicendo scusate, quella era roba nostra. Forse loro non sono stati considerati appunto degli eroi o dei bravi chissà che cosa, servitori del Stato, perché si facevano la recinzione per difendere le loro patate, non il buco con la mafia intorno. Quello che mi dà amarezza è che i militari in Sud Corea con le loro belle tutte pulite difendono appunto questa opera inutile, no? Mentre invece potrebbero essere utilizzati, no? A bonificare la valle da queste merde. Non era l'unica, si è scoperto dopo che ce ne sono uscite molte altre, no? Molte altre, quindi non ce ne sono ancora, invece di fare nulla lì magari andassero a bonificare. Bon, queste sono le mie amarezze. Le altre cose invece che appunto mi danno molta, molta forza sono, uno, vabbè, la reazione di mio figlio. Ieri è arrivato a casa, ha fatto il giro dei nonni e ha detto adesso portami giù al campo. Lui ha voluto andare al campo e lì si è sfogato, eravamo noi due, si è sfogato, è la prima volta che si è messo a piangere.
e quindi ha preso tutta la storia, sia lui sia Lorenzo, sta con un orgoglio e un coraggio che un adulto penso che lo possa invidiare. Voglio ringraziare appunto apertamente tutto lo staff del CTO, perché sono spettacolari, un'umanità incredibile. Un'altra cosa che voglio appunto fare i partecipi è che ho capito è la forza dell'amicizia. I primi giorni Lorenzo pensava che Nicolas fosse morto e che noi non volessimo dirglielo, quindi continuava a chiedere: Nicolas come sta? Ma Nicolas è vivo? Allora quando Nicolas è riuscito a parlare e più o meno anche a sentire sia lui che Lorenzo, perché avevano questo fischio nelle orecchie dovuto all'esplosione, e li ho messi in contatto e io avevo anche un auricolare, però non sapevo se sentivano o meno. E beh, in quel momento ho capito che cos'è l'amicizia, come si facevano coraggio tra di loro, fatti forza, non era colpa nostra, non lo potevamo sapere. Questa mi ha dato veramente un colpo al cuore. L'ultima cosa invece che appunto oggi non sono riuscito a portarla qua perché faceva brutto, e poi perché voleva stare vicino a Nicolas. Questa è una cosa che appunto ancora ho capito molto, che appunto alla mia venerante età di più di 40 anni non lo sapevo ancora, è la forza dell'amore. Marta, una ragazzina, la fidanzata di Nicolas, quando è riuscita a entrare in terapia intensiva, che lui era sveglio, tutto pieno di croste, si è messa lì vicino. È una ragazzina esile, cioè nel senso si ha perfino paura di starnutire, da farla cadere. Ebbene, era salda come le rocce a melone, non si è mossa, e ha cominciato a carezzarlo, baciarlo, dargli da mangiare come se non avesse fatto altro. E quando c'era lei, i medici abbassavano la morfina a mio figlio. Mio figlio incoraggiava gli altri, ci hanno detto: lei è la medicina di Nicolas. E prima, appunto, come dicevo, la nostra solidarietà, questa ci sta dando una grande forza, e io mi ritengo molto orgoglioso, ma in questo momento l'orgoglio lo metterò da parte, anche perché comunque di cose brutte ne accadranno, quindi la macchina della solidarietà va incentivata, va usata, soprattutto perché fa bene a chi la riceve e a chi la dà. Grazie a tutti. Grazie. Allora, penso che come conclusione di questa giornata magnifica, non per il tempo esattamente, ma per la partecipazione e per i contenuti che abbiamo dimostrato, questa riunione sia una degna conclusione. Penso che abbiamo più parlamentari qui che sulle scale del Tribunale di Milano un po' di tempo fa. E quindi io, che sono stato incaricato da parte degli amministratori della Valle, di tutti gli amministratori, di portarvi il loro saluto, vi leggo queste righe che abbiamo concordato. E quindi vi porgo un grande e caloroso saluto a chi viene da lontano, in particolar modo ai comuni gonfaloni che sono venuti da Napoli e dagli altri comuni e hanno fatto veramente tanti chilometri per dimostrarci il loro... Un ringraziamento ai particolari, ai parlamentari, ai politici, alla gente della Valle, a tutti gli amministratori che rendono grande con la loro presenza questa manifestazione che vuole raccontare una storia e dare messaggi per il futuro. Ringrazio i comitati, i volontari, il comune di Buccioleno che ci ha dato un prezioso supporto organizzativo, i vigili di Napoli, come ho detto, in modo particolare, e la banda musicale. Abbiamo prima sentito la parola di un padre, di tre ragazzi, che ha avuto un figlio ferito in modo orribile da una bomba della seconda guerra mondiale. E ci sentiamo vicini a Nicolas, a Lorenzo e a Stefano. Sono vittime di fantasmi del passato, di un passato che pensavamo ormai sepolto e che invece è ancora qui, è ancora presente. Stamattina ne hanno trovate altre tre bombe, vi dico. Quindi dobbiamo riflettere su queste cose. E
dobbiamo riflettere sul destino di questa valle, una valle che ha dato moltissimo, ha dato migliaia di morti alla resistenza, al lavoro, a tutte queste vicende che ci hanno travolto in tutti questi anni. Ci troviamo ancora qui per testimoniare i sentimenti di un popolo che vuole difendere la sua terra e di tanti amici che si interrogano sul futuro, non solo di una valle, ma di un'intera nazione. Noi marciamo per dire che non siamo degli egoisti che pensano al solo proprio giardino, ma che siamo pochi o tanti realisti in questa Repubblica dello spreco e dell'illusione. Si sta progettando una nuova linea ferroviaria da 20 e più miliardi di euro, mentre la nostra economia è in crisi. Gli scambi con l'estero si riducono, stanno raddoppiando il traforo stradale e hanno appena finito di ammodernare la linea storica che può portare 4 o 5 volte quello che porta adesso. L'interporto di Erbassano è stato declassato e il traffico su ferrovie e su strada continua a diminuire. Ormai passa un treno ogni tanto, qualcuno dice passa un treno ogni morte di Papa e forse Ratzinger ha dato le dimissioni per questo. In passato in Europa si sono già registrati clamorosi fallimenti. Ricordiamo appena adesso, da poco, il Concorde, mito e simbolo dell'alta velocità, è stato abbandonato dopo aver accumulato miliardi di passivo. Il tunnel sotto la Manica, che ha comportato spese enormi e fallimenti a catena, e la Corte dei Conti francese che ha criticato il nuovo progetto. Non abbiamo imparato niente dagli errori del passato. Ci raccontano che è un'operazione ecologica, che tolgono 2000 tir dalle strade e di una valle ventilata, dimenticando che le città devono chiudere d'inverno per le polveri sottili e per più di milioni di veicoli che circolano lì dentro. Come diceva una nostra concittadina, vogliamo andare a Lione in meno di 2 ore e dobbiamo aspettare 20 giorni per una visita per la mutua. E nonostante questo ci vuole tagliare sulla sanità perché la regione ha la cassa in dissesto finanziario e ha difficoltà a pagare gli stipendi. Ci raccontano che lo scavo del tunnel di Baldi porterà qualche centinaio di posti di lavoro nelle gallerie da qui al 2030, dimenticando che oggi migliaia di persone vengono lasciate a casa. E viviamo in questi giorni la preoccupazione per la chiusura dell'acciaieria Beltrame, che in questi mesi del 2013 minaccia di licenziare 600 operai e si illudono di trasferire impiegati e tecnici a manovrare una talpa alla Maddalena. Credo che questo sia un elemento di riflessione per noi. Hanno militarizzato la valle, hanno la forza ma non hanno la ragione, lo diciamo sempre. LTF ha impiegato quasi 2 anni per scavare 50 metri dalla galleria. Quanti sono, Perino? Alberto? Quanti metri sono? 32. Allora, con questo ritmo la Salerno e la Reggio Calabria noi ci fa una pippa. I mass media si occupano di TAR solo quando succedono episodi di violenza, ignorando quasi sempre le proteste pacifiche, le ragioni tecniche, sanitarie e soprattutto economiche che sono alla base di questa opposizione. Sono ormai più di 20 anni che dura questa storia e non è ancora finita. Ci hanno sempre detto, dovete rassegnarvi. 630 deputati e 315 senatori della passata legislatura erano favorevoli al TAR. Siete una minoranza, ci dicevano, non avete il diritto di opporvi, tutta l'Italia lo vuole, tutta l'Europa lo vuole. Per fortuna non è più così. Nell'elezione del 28 febbraio una gran parte degli italiani ha detto molto chiaramente che quest'opera si deve mettere in discussione, che l'osservatorio non ha svolto un ruolo tecnico nell'esame del progetto, ma ha assunto negli anni un ruolo politico di promotore e non era questo il suo compito, e questo dobbiamo dirlo forte. Allora noi chiediamo un'analisi volta da un organismo tecnico indipendente per valutare l'effettiva utilità dell'opera, l'analisi dei costi e benefici, la sostenibilità economica e ambientale dell'opera, la possibilità di adeguare la linea attuale.
le soluzioni necessarie per spostare il traffico merci dalle strade e dalle ferrovie, il miglioramento del trasporto pubblico locale. Continuiamo a dire da anni che il trasporto dei pendolari fa pena e continuano a imparcarsi su questa linea. Le elezioni politiche si sono concluse, ma i problemi sono rimasti tali e quali. Il quadro istituzionale e politico è quanto mai incerto e i cittadini chiedono risposte concrete alle domande sul loro futuro e a quelle dei loro figli. Questa crisi economica, politica e sociale ha evidenziato le contraddizioni e gli errori di una nazione che forse è ancora alla ricerca della propria identità. Io ho quasi finito, abbiate pazienza. Allora, noi ci chiediamo come sia possibile realizzare tutte le promesse elettorali che questi signori hanno fatto, come sia possibile pensare a un ponte sullo stretto, a nuovi sommergibili, a nuovi caccia F-35, alla TAV, alla restituzione dell'IMU, alla riduzione dell'IRPEF, all'eliminazione dell'IRAP, alle fantomatiche compensazioni. Si fanno sogni di grandezza e non riescono nemmeno a pagare gli stipendi o le pensioni agli esodati. Le scuole devono essere adeguate alla normativa antisismica, i comuni sono al limite del dissesto e i nostri governanti continuano a dirci che bisogna fare sacrifici e che bisogna rispettare i limiti imposti dall'Europa. Questa mitica Europa che ci dice di non spendere, poi che vuole treno e che poi non finanzia nulla. A fronte di una diminuzione delle risorse è necessario dare una scala di priorità alle spese e per questo noi diciamo un no fermo e deciso a un solo cantiere enorme, diciamo invece sì a 10.000 piccoli cantieri, diciamo sì a un nuovo modello di sviluppo che nessuno sa ancora come fare. Diciamo anche sì che dobbiamo ridurre gli sprechi e anche il Papa ha rinunciato alla croce d'oro come atto simbolico di una nuova stagione di autorità. Noi abbiamo i piedi per terra e per questo chiediamo di destinare le risorse disponibili alle scuole, alla ricerca, ai servizi sociali e sanitari, all'assetto idrogeologico delle nostre montagne, alla lotta alla disoccupazione, alle politiche per le energie rinnovabili. Chiediamo nel programma del futuro governo una revisione del patto di stabilità che paralizza le nostre iniziative locali. Chiediamo risorse per i nostri comuni che vanno ai nostri cittadini. Hanno sciolto le comunità montane ed è stato l'unico atto di risparmio sul pubblico che hanno fatto. Tutto il resto non hanno cambiato niente per adesso. E noi faremo un'associazione di comuni a costo zero che continuerà le nostre battaglie, continuerà il ruolo che hanno svolto le nostre commissioni tecniche, legali e sanitarie in questa difficile questione. La nostra valle ha dimostrato determinazione e fantasia nel dire quello che vuole e che spera nel futuro. Abbiamo la forza e la volontà di lavorare per tutti. Io chiuderei con una frase che forse rispecchia bene, una frase di Einstein, che forse rispecchia bene la complessità di questo periodo e l'atteggiamento che dovremmo avere noi. È semplice e complicato. È meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione. Io con questa frase che è da riflettere io vi lascio e vi auguro veramente di continuare così, perché con questo entusiasmo, con questa forza, con questa umanità che avete dimostrato in tutto questo